La Lidia Online presenta gli articoli determinativi. In italiano esistono articoli determinativi. Possono essere maschili, femminili, singolari, plurali. Dipendono 1. Dalla prima lettera del nome, 2. Dal genere, maschile o femminile, e dal numero, singolare o plurale, del nome. Articoli maschili, singolari e plurali. Articoli maschili singolari. 1. Se il nome comincia con consonante, si usa il gelato. 2. Se il nome comincia con X, Y, Z, PS, GN o S più consonante, si usa lo studente. 3. Se il nome comincia con vocale, si usa l'albero. Questo segno si chiama apostrofo. Si legge come se fosse una parola sola. Articoli maschili plurali. Il diventa i gelati. Lo diventa gli studenti. L diventa gli alberi. È necessario trasformare al plurale l'articolo e il nome. Alcuni esempi. Il gelato, i gelati, il cane, i cani, l'angelo, gli angeli, l'orologio, gli orologi, lo sciroppo, gli sciroppi, lo yogurt, gli yogurt, il cavallo, i cavalli, il cuore, i cuori, l'ombrello, gli ombrelli, lo zaino, gli zaini. Articoli femminili, singolari e plurali. Articoli femminili singolari. 1. Se il nome comincia con consonante, si usa la mela. 2. Se il nome comincia con vocale, si usa l'amica. Articoli femminili plurali. La diventa le mele. L diventa le amiche. Alcuni esempi. La mela, le mele, la nave, le navi, l'onda, le onde, l'arancia, le arance, la stella, le stelle,
la lente, le lenti, l'aquila, le aquile, la vite, le viti. Ecco lo schema degli articoli determinativi maschili, femminili, singolari e plurali. Trasforma dal singolare al plurale. Il ragazzo, i ragazzi, la ragazza, le ragazze, lo stivale, gli stivali, la zucca, le zucche, il fuoco, i fuochi, la matita, le matite, l'armadio, gli armadi, l'impronta, le impronte, l'aereo, gli aerei, il negozio, i negozi, lo specchio, gli specchi, la bistecca, le bistecche, l'occhio, gli occhi, l'orologio, gli orologi, il caffè, i caffè, la finestra, le finestre, l'erba, le erbe, l'ape, le api, l'uccello, gli uccelli, lo zoo, gli zoo. Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti i prossimi video. Ciao!